Il Comune di Teramo ha avviato gli incontri con i rappresentanti dei comitati di frazione per la redazione del nuovo piano regolatore generale comunale, un appuntamento che si inserisce in un'agenda specifica voluta dal Comune di Teramo, che conta diversi momenti di confronto con i protagonisti del territorio. Al centro ci sono le linee che il nuovo PRG dovrà seguire, le peculiarità urbanistiche e sociali con le quali dovrà misurarsi, le esigenze e le nuove necessità di un'area vasta che sta vedendo diversi cambiamenti. C'è stata la fase d'ascolto per quanto riguarda i comitati frazionali, noi stiamo procedendo come amministrazione comunale alla redazione delle linee di indirizzo che verranno poste a base per la variante generale del piano regolatore e ieri appunto abbiamo sentito le frazioni per capire quali sono le esigenze ma anche le potenzialità socio-economiche che le frazioni possono avere, uno sviluppo futuro per quanto riguarda la città di Teramo e tutto il territorio comunale. Al nuovo PRG stanno lavorando, oltre all'amministrazione comunale, i tecnici, anche esperti dell'Università di Camerino. Abbiamo incaricato nel 2017, la passata giunta Brooke incaricò l'Università di Camerino per quanto riguarda appunto la redazione di queste linee di indirizzo. Adesso dei professori dell'Università di Camerino stanno lavorando sul territorio per capire quali linee programmatiche di sviluppo della città ci possono essere anche in relazione a quello che è successo. Cioè, sappiamo tutti che dopo il sisma, dopo l'evento pandemico, dopo i tanti interventi che verranno fatti con il PNRR, da qui a un paio d'anni la città di Teramo la vedremo dal punto di vista strutturale, edificatorio, totalmente trasformata. L'obiettivo cardine è quello della rigenerazione urbana attraverso il recupero dell'esistente, evitando ulteriore consumo del suolo. Questa è la direttiva europea, ma non solo la direttiva europea, l'indirizzo che l'amministrazione sta dando da tempo ai tecnici incaricati, consumo zero del suolo e rigenerazione urbana intesa come rigenerazione partendo dal costruito, cioè il restauro e conservazione del patrimonio immobiliare, non solo pubblico ma anche privato, costruito.